Ciao a tutti giocatori e giocatrici, io sono Francesco, noi siamo il Gioco Libero. Benvenuti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con Marco. Ciao ragazzi. E con Paco. Ciao ragazzi. E siamo qui ragazzi con il gioco Little Tavern della Riposte Production. Da 3 a 5 giocatori, dall'8 anni in su e dura 25 minuti a partita. Prima di andare avanti ragazzi, cosa è importante, lasciate subito un like, iscrivetevi e commentate. Passate dal sito di Geek Pizza in cui trovate tutti gli articoli sul mondo dei giochi da tavolo, compresi i nostri. E infine passate dai nostri social Instagram, Facebook e TikTok. Ragazzi, trovate qui sotto in descrizione tutti i link, basta cliccarci, iscrivetevi, è gratuito e ci aiutate. Quindi vi ringraziamo come sempre anticipatamente. Detto questo ragazzi, ora entriamo all'interno di Little Tavern. Questa appunto è una piccola taverna in cui vari clan vogliono entrare, vogliono accedere. E noi li facciamo entrare tutti. Noi vorremmo farli entrare tutti, però non possiamo perché i tavoli ovviamente, come vedete, sono soltanto 4, di cui ogni tavolo può occupare al massimo 4 posti, quindi dobbiamo anche scegliere chi fare entrare. E noi ovviamente cercheremo di far sedere il nostro tavolo. Comunque qualcuno del clan entra. Certo, dire. Qualcuno entrerà. Dobbiamo cercare appunto ragazzi di avere alla fine del round più mance possibili. Ogni round ci saranno appunto seduti 4 personaggi di vari clan. Qui c'è una scheda riassuntiva, poi vi diremo a mano che escono i personaggi come pagano. Sono comunque i clan sono gli elfi, i nani, i romantici, i goblin, le streghe, i nobili e infine le avventuriere. Qui c'è scritto tutto come pagano, lo vi faremo vedere mentre giochiamo. Questo ragazzi non è disordinato, non è che ci siamo dimenticati di ordinare le carte, ma è proprio fatto apposta, il gioco che vuole che vengano messe in questa maniera, quindi sparpagliate al centro. Partirà un giocatore casuale e quel giocatore potrà scegliere se tenere il personaggio che rivelerà oppure se vuole consegnarlo a un altro giocatore e farlo mettere al tavolo di un altro giocatore. Una volta che si mette il personaggio al proprio tavolo si continua a giocare, si pesca un altro personaggio, altrimenti se lo passiamo ad un altro giocatore il turno passerà a quel giocatore. Infine ragazzi ci sono queste qua che sono le carte evento, come vedete hanno uno sfondo diverso. Per poterle giocare bisogna rispettare due condizioni. Bisogna avere almeno una moneta davanti a sé. Noi partiamo con 3 monete a testa. Queste vengono messe al lato, non sul tavolo, altrimenti se le prendono gli ospiti che si siedono. Ok. Niente scherzo. E infine ragazzi dobbiamo avere almeno un personaggio seduto a ogni tavolo. Una volta che ci sono queste due condizioni si può pescare una carta evento, si legge, si applica e si scarta. E in più si paga una moneta a un altro giocatore che scegliamo noi e poi diventa il turno di quel giocatore. Dopo due personaggi che abbiamo al tavolo. Un personaggio a ogni tavolo. Solo uno. Solo uno a ogni tavolo. Okay. Allora, intanto, visto che non dice chi è il primo giocatore, quindi si può scegliere casualmente, chi parte di noi? Facciamo partire Marco? Sì, io. O vuoi partire tu? Insomma, facciamo democraticamente a tocco. Da me verso Deborah ne butto. Sono 5, 10, 14, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Deborah partirà per prima. Vabbè. Come vedete ragazzi, sempre il giocatore più giovane di poco, ma parte sempre il giocatore più giovane. Mannaggia. 4 anni? Esatto, no, anche di meno, però va bene. Di meno di 4 anni. Allora, Deborah inizia a rivelare il primo personaggio. Fai vedere chi è. È un elfo. È un elfo, ragazzi, che si chiama... vabbè, non so, un codice fiscale, ha preso il nome. Ugvlam. Eccolo qua, e sotto mi dice che si debole a parlare l'elfese proprio, l'elfese è stretto, dice che fetore tremendo, guardate. Allora, Deborah può decidere se tenerlo o se passare un altro. Visto che è uscito un elfo, vi spieghiamo come pagano le mance gli elfi. Ce ne sono 10 e l'elfo paga una moneta per se stesso più ogni altro elfo seduto al suo stesso tavolo. Quindi... se ci sono due elfi pagherà una moneta per se stesso e una moneta per l'altro elfo, quindi 2 monete, e l'altro elfo farà lo stesso, pagherà una moneta per se stesso più una moneta per Ugvlam, come si chiama lui, e quindi saranno 4 monete in tutto e così via. Deborah, che decidi di fare? Avvicinalo qua però per piacere il tavolo, se si vede, altrimenti... No, metti più qua, sennò qua non riesci a pensare le carte. Lo passa a Paco. Ragazzi, quando una persona vi passa un personaggio, non potete rifiutarlo, dovete per forza... farlo sedere al vostro tavolo. Paco, così è pescato un nobile, ragazzi. Ragazzi, allora, i nobili vi spiego come funzionano. Sono solo 5 durante il gioco, insomma, ce ne sono 5 in tutto nel mazzo. Paga 5 monete, però per ogni altro nobile che uscirà all'interno della taverna, quindi che si siederà a qualsiasi altro tavolo, non solo quello di Paco, ogni nobile in più toglierà una moneta partendo appunto da 5. Quindi potrebbe scalare a 4, a 3, a 2, a 1 e praticamente a 0. Se rimane solo la principessa, Paco avrà 5 monete alla fine del turno. Ora,
è liberato un goblin. Il goblin, ti ragazzi, restituisco il favore. Ah, grazie. Il goblin, ragazzi, non dà mance, tranne Billy Billy, ma questo in realtà che dà 4 monete per se stesso più un altro goblin seduto al suo tavolo. Questo invece è Billy Frank, che dà 0 monete e Deborah lo metterà al suo tavolo. Non c'è, da 0 mance, scusatemi. Tocca, detto io, da uno. Tocca a Deborah. Qui ci si scambiano favori, come vedete, esatto, all'interno della taverna. Io ho il nano brof. Il nano brof, ragazzi, che dice: hanno detto 4 per tavolo al massimo. Questi ragazzi nani pagano invece per numero di clan seduti al proprio tavolo, una moneta. Che vuol dire per numero di clan? Ovviamente per specie proprio diverse. Quindi il nano paga una moneta per la sua specie, la sua razza. Se c'è un goblin sono 2 razze diverse, quindi 2 monete. Se al tavolo ci saranno 3 razze, 3 monete, e al massimo 4 monete, perché si possono tenere al massimo 4 razze diverse. Deborah decide di tenersi anche il nano che paga a clan. Prossima pescata. Cosa hai trovato? Billy Ray. Ha trovato Billy Ray, ragazzi, un altro goblin. Me lo passa, ragazzi, mi passa il goblin, grazie, proprio così che non mi darà mance. Randomicamente. Vabbè, lo devi essere tutto io. Ah, vabbè, no, non fa niente, non ti preoccupare. Ok, ragazzi, io pesco un elfo che si chiama Nolwyn. Un nano, ma non c'è un nano al mio tavolo, quindi lo posso tranquillamente mettere qui. Decido di tenermelo. È un elfo? È un elfo o un nano? No, è un elfo, scusatemi. È la frase che ha detto, ah, un nano. Cioè, sotto ci sono delle frasi scritte. Sì. Ok, ragazzi, io ho pescato una... questa è un'avventuriera che dà 4 monete secche. Ragazzi, le avventuriere hanno scritto qui quello che pagano. Io decido di tenermela. Vado a pescare ancora. Un goblin. Ragazzi, prendo Billy Billy, che è l'unico goblin che paga 4 monete per se stesso, più un altro goblin seduto al suo tavolo. E quindi io lo vado a mettere all'interno del mio tavolo. In questo momento io ho il tavolo completo, ma gioco ancora io. Ovviamente ora la carta che pescherò la passerò obbligatoriamente a un altro giocatore. Ed è un romantico che si chiama Andrea. Vedete qui, romantico. I romantici, ragazzi, pagano 4 monete, ma per avere le 4 monete dovete avere seduto allo stesso tavolo almeno 2 romantici, altrimenti valgono 0. E io questo qui decido di passarlo a Marco. È il turno di Marco. Finalmente Marco gioca, perché fino ad ora è stato a guardare. Forse è meglio. Da una parte sì. Cosa hai pescato, Marco? Rexistici. Ah, un altro codice fiscale. Un elfa in realtà. Si chiama Rexisin. E ti dice goblin? No, grazie. No, non ci sta il goblin al tavolo. Decidi di tenertela o la passi a qualcun altro? Non la tengo. Ok. Pesca ancora. Sto volendo potersi prendere una carta evento. Sì, le carte evento è vero, sono sbloccate, ragazzi. Credo sia una regina. Vediamo. È un nobile. No, è un'avventuriera. È un'avventuriera, Elena tira 4 monete secche. Sono anche parecchie. E veramente, ragazzi, giustamente decidi di tenersela, perché... Sembrava quella corona. No, no, vedi, c'è uno stemma rosso. Mentre il vanno corona sono i nobili. Vedi, ci sono gli stemmi qui accanto. Sì. Segui sempre gli stemmi. Tocca sempre, sempre a te, sì, perché hai tenuto anche l'avventuriera... Come si chiama? Elena. Ah, no, vuoi prendere quella carta da sotto? Questa qui, l'ho vista, eccola qua. Un altro goblin. No, un elfo, scusatemi, non un goblin, volevo dire. L'elfo, ricordati che paga una moneta per se stesso più una moneta per un altro elfo seduto al proprio tavolo. Ma in questo caso lui si fregherebbe il romantico. Sì, però farebbe 4 monete. Deve sperare che... Che c'entra? Deve sperare... Allora, o scegli di tenerti quelle 4 monete oppure l'appassionato sperando... Prima o poi che ti arrivi un altro romantico, è una scelta tua. Con le carte evento può sempre succedere di tutto, anche col tavolo già pieno, ricordiamolo. Passa a Deborah l'elfo e tocca quindi a Deborah. Vediamo cosa farà Deborah. Cos'hai pescato? Galdwain. Ragazzi, un altro elfo. Ce ne sono 10, sono i più numerosi, ecco perché. Un succo di guava, per piacere. Forse era meglio quello. Più di vampiri che degli elfi, sinceramente. Forse era meglio un succo di grog, per chi magari conosce la citazione di un famosissimo gioco. Monkey Island, sì. Deborah completa il suo tavolo, quindi abbiamo 2 tavoli completati e 2 no. Deborah la pescherà un'altra carta e la dovrà per forza cedere a Marco o a Paco. No. Perché? Gioca la carta. Ah, vuoi giocare a casa, scusami, ok, no, non ho capito. Ok, ragazzi, Deborah decide di giocare la carta vento inspiegabilmente.
perché ha già il tavolo completo. Posto riservato. Pesca un personaggio, sostituisci un personaggio al tuo tavolo con quello pescato. Dammi un attimo. Ragazzi, queste qua sono le carte evento e questo ti dice posto riservato. Quindi Deborah pescherà un personaggio e lo sostituirà un personaggio al suo tavolo con quello pescato. È obbligata a farlo. Questa carta viene scartata, quindi la metteremo qui, non si può più utilizzare. Ha pescato un nano. Che non mi serviva. Ma ora si è costretta a piazzarlo al posto di uno dei personaggi che è seduto. Non si è seduto al tuo tavolo, scartandolo. Quindi ragazzi, va via, anche ci saluta Billy Frank. Tocca sempre a te. Ah no, è passata la moneta a me. È passata la moneta a Paco, quindi ora inizia il turno di Paco. Ah, buono. Vediamo. È un elfo. Un elfo, ragazzi, si chiama Ivy Low e dice: chi ti ha dato il permesso di parlarmi? Nessuno, però vabbè, ti parliamo lo stesso. Simpatico, insomma. Paco ha due elfi, quindi gli è convenuto piazzare un altro elfo strategicamente. Due e tre, il nano. Il nano, puoi passarlo o a te stesso o a Marco. Se io tengo il nano... Se tu ti tieni il nano fai uno, due, tre monete ti dà, io non sono male. Sì ragazzi, dovete iniziare a fare... Qui vince, non ve l'abbiamo detto, chi arriva primo a 25 monete. Quindi dovete cercare di radunare più monete possibili. Paco ora sarà l'ultima carta per Marco. Perché lui sarà l'ultima carta, che è un altro elfo, che si chiama, madonna, mi è un altro codice fiscale, Ninavel, che ti dice, è meglio quando siamo soli. Eccola qua, ragazzi. Marco piazza l'ultimo elfo e il round termina, i tavoli sono completi. E ora iniziamo a partire da Deborah, che è stata la prima, diciamo, giocatrice di turno, a contare i punti. Allora, Deborah ha due nani e due elfi. I nani pagano a clan, qui ci sono due clan, quindi sono due monete per i due nani. E gli elfi pagano una moneta per loro stessi più ogni compagno, qui ce ne sono due, quindi quattro. Quindi Deborah totalizza 2 e 4, 6 monete in questo turno, in questo round. E possiamo togliere i personaggi che aveva Deborah. Passiamo a Paco. Allora, il nano paga una moneta per ogni clan, il nano è un clan, gli elfi 2 e il nobile 3, 3 monete, più 3, più 5, 8, più 4, 12, sì. 12 monete a Paco, che col nobile, unico tra l'altro uscito, ha fatto un colpaccio Paco, perché era l'unico nobile in gioco, ha preso 5 monete pure. Passiamo. Marco ha fatto 8. Ho fatto 4 che mi ha dato la 4 ragazzi, l'avventuriera secca. E 2 a testa per gli elfi. Bravo. Sono 4, sono 8. Andrea niente. E sono 8 monete, e esatto. 3 e 11, vabbè. Marco, vabbè, pure io sto 8. Per il resto di 2 do 10. Quindi, allora, Deborah sta a 8, Marco sta a 11, 11 e Paco, tu a quanto stai? A 10, sono parecchie. 11, 12, 15. 13, 14, 15, 16. Allora ragazzi, tocca a me. Io ho solo un elfo che mi paga quindi solamente uno. Poi ho un'avventuriera che mi paga 4 e sono 5. E in più 8 perché ho Billy Billy che mi paga 4 per se stesso, più 4 per ogni altro goblin seduto al suo tavolo. Ecco, questo è Billy Billy. Sono 8 più 5, faccio 13. Quindi faccio 16. Quindi, molto bene. Siamo a pareggio. Sono quello... Questo e questo là. Allora ragazzi, l'ultima persona che ha giocato è stato Marco, a cui tu hai passato l'ultima carta. Quindi Marco, sì, queste due carte vengono rimescolate, si rimescolano così. Sì, dice proprio il gioco, ragazzi, il gioco dice di fare, di mettere così randomicamente, di fare questi movimenti, eh. Noi seguiamo quello che vi dice il regolamento, non lo facciamo a nostra iniziativa. Siccome Marco è stato l'ultimo che ha ricevuto la carta da Paco, Marco sarà il primo giocatore del nuovo round, quindi del secondo round. Partiamo da Marco. La regina. La regina, un nobile. Decidi di tenertela, certo. Ovviamente? Sì. Ragazzi, la regina gli dà per ora 5 monete secche. Vediamo un po' cos'altro pescherà. Un elfo, vero? Vabbè. Sono i più numerosi. Che fai? Lo passi o te lo tieni? No, lo tengo. Ok, decidi di tenerti anche l'elfo. Vai avanti. Cos'è? Billy Bob. Billy Bob non è Billy Billy, quindi vale 0. E lo passi a me. Tocca a me. Io pesco Brof, ragazzi. È un nano che paga per numero di clan.
No, lo passo a Paco. Tocca a Paco. Vediamo un po'. Graf. Un nano. Sei. Lo passa a Deborah. Scommetti che i nani sono sette. Sono sette nani, esatto. Hai capito bene. E io Biancaneve. Io era Deborah ha pescato una strega, ragazzi. La strega vi paga due monete per ogni strega al vostro tavolo, più la moneta per un'altra strega all'interno della taverna. Va bene. Ok, Deborah decide giustamente di tenersi la strega, sperando che ne escano altre. Cos'hai pescato? Billy Joe Martin. E tutti a me i goblin, ragazzi, veramente. Se gli capita Billy Billy. Ma ragazzi, io devo sperare quello. Se ragazzi mi capita Billy Billy faccio jackpot. Ma invece no, mi capita Kaelawen. Che la gente mi confonde sempre con mia sorella, che non sappiamo chi sia. Io decido di passare questa qui a... In realtà a nessuno, perché... oddio. Vabbè, Paco, la passa a te, tieni. Alex. Che cos'è? Una romantica. Una romantica Alex, ragazzi. Attenzione. Tieni. Ok, ragazzi, io spendo una moneta, la darò a Deborah, per pescare un evento. Posto riservato. Pesca un personaggio, sostituisci un personaggio al tuo tavolo con quello pescato, che è quello che è uscito anche prima, tra l'altro. Io pescherò questa. Billy Frank. Oggi sono abbonato in... Billy Bob, metterò Billy Frank. Pensavo volessi toglierti quell'altro, se ti capitava il Billy Billy. Vabbè, pido una speranza di più. Tocca a Deborah, perché Deborah ha passato la moneta. Un romantico. Puoi passarlo a me se vuoi. No, manco se lo paghi. Perché devi vincere tu? No. No, anche perché io più clan ho, più guadagno con... Ma il romantico da solo ti ricordo che non dà niente, è zero. Tocca sempre a te. Cos'hai pescato? Un'avventuriera, ragazzi. Ha pescato Nia, che dà due monete secche. A Marco. Vai Marco, per il tuo turno. Che cos'è? Un altro elfo. Ce ne sono 10, è normale che escono più degli altri. Non lo so. Lo puoi anche tenere tu stesso perché ti dà 4 monete comunque. Tu ne hai già uno in realtà. Però se mi esce... Un altro nobile ti toglierebbe monete. No, beh sì. Un'avventuriera... Dovrei sperare un'avventuriera. Ma si sommano, cioè non ti danno... Non è... Ogni avventuriera paga un valore secco, non è... Un nano. A un nano, sì, anche. Anche un nano, sì. Tu hai fatto dei clan, però. Sì. Sì. Eh sì. A lui gli sblocchi, gli blocchi il fatto che se trova Billy Billy lo blocchi. Anche lui è nano, Sì, pure lui è nano. Però lui sarebbe un clan di meno del tuo, perché se gli do l'elfo... Blocca lui, così se non gli capita più Billy Billy. Sì, è l'unica cosa che puoi fare. Sì. Ok, no, aspetta, tocca a me. Mi è passato questo. Quindi io pago un'altra moneta per giocare un altro evento. Vabbè. Speravo la passasse a me, ragazzi, proprio per questo motivo in realtà. E giocherò questo. Fuori di qui, scarta un personaggio al tuo tavolo. Ecco qui, ragazzi. Billy Frank lo scarto. E quindi torno in gioco. Ah, ma chi hai dato la moneta per l'evento? Ah, scusa, è vero, hai ragione. No, l'ho scambiata ma non l'ho dato a nessuno, hai ragione. Non gioco io. La moneta per l'evento la darò... sì, a livello di soldi, quello che mi ripeto la Deborah. Tu sei a 11, giusto? Tu stai a? 8. No, 9. 9, sì. Vado a Deborah che va a 10. Quindi, ragazzi, gioca Deborah. Un altro elfo.
Aikilo. E poi darà Paco a Marco, a me. Abbiamo tutti e tre un elfo almeno sotto il tavolo, quindi cambia poco. Ok, va a Paco. Che ora gioca. No, tre elfi, ragazzi. No. Che fortuna spacciata. Che palle. Che cos'è? Un altro elfo. Ora me a Marco per forza. No. Oh, Deborah, Deborah, c'è anche Deborah, bugia. Solo che Deborah fa i clan, attenzione, eh. Eh sì, è quello che stavo pensando. Cioè, Deborah, ragazzi, ha tre clan diversi. Ma è quella che c'ha meno soldi. Sì. Vai, Debbie. È quella che ha meno soldi. Restituisco il favore. Ok, pesca una carta ora. Ora Deborah pesca una carta. No, pesca una carta. No, vuole giocare un evento. Vediamo che evento si gioca. Andiamo, scegli un clan al tuo tavolo. Ogni giocatore deve scartare un personaggio di questo clan. Inclusa se stessa, ragazzi, eh? Ovviamente. Attenzione, quindi scarta lei e scartano tutti gli altri. Fai una madre. Perché qui, ragazzi, non è specificato, ma sul regolamento vi dice che scegli un clan al tuo tavolo. E ogni giocatore deve scartare un personaggio di questo clan se possibile. Quindi se uno non ha quel clan ovviamente non scarta niente. Però qui non dice incluso se stesso. Una è la carta che deve scartare, ovvio. E veramente scarto il romantico. E quindi devi scartare pure tu il romantico. Ottimo, ottimo ragazzi, perché mi sblocca un'altra carta. Ottimo. Ok, ma la moneta chi l'hai passata per l'evento? Ah, no, devi passare uno di noi. A Marco. Ok. Tocca di nuovo a Marco. Ok. Marco si tiene l'avventuriera. Da quante monete è? Tre. Da tre monete. Ok. Marco la pescherà e può dare solo a me o a Deborah, perché praticamente siamo rimasti gli unici due in questo momento. Oppure ti puoi giocare un evento. Marco decide la sorte e pesca. Cos'hai pescato? Elfo. O a me o a Deborah. Il principe, ragazzi. La regina passa a 4. Quindi pure il principe a 4. 4 e 4 in questo momento. Tocca a me. Catalina, che mi dà 3 monete. Ah. È bello, ora se devo rischiarmi la sorte o se me la devo tenere per prendermi 3 monete sicure. Io mi rischio la sorte, va. Me la passo a Deborah, anche se fa 4 clan diversi. Ma tocca a me. Tocca a Deborah adesso. Eh sì, è Deborah che ti pesca la carta. Sì, sì. Oh, mi hai pescato una strega. Mi dispiace, volevo prendervi di Ma tu becchi di più comunque. Ok, perché ragazzi, più pescandomi la strega finisce il turno, finisce il round. Partendo sempre da Deborah. Allora, Deborah praticamente fa con il nano che paga clan, fa 1, 2, 3 e 4 monete solo per il nano, quindi già ti va bene. Più 3 monete che ti dà l'avventuriera sono 7, più una moneta che ti dà l'elfo sono 8, e più la strega ti dà 2 monete per se stesse sono 10, più ogni una per un'altra strega nella taverna e sono 11. Ce ne sono altre streghe, giusto? No. Ok, Deborah totalizza 11 monete, quindi sono 11. Paco invece fa 9 più 10 e 11. 11 monete anche per Paco. Io 10. Marco. 4, 6, 9 e 1, 10. Sì, Marco fa 4, ragazzi, perché due nobili, vi ricordo che per ogni nobile in più dal primo si fa da 5 a sottrarre, quindi sono 4. Ma qua sono due monete secche, sono 6. Qui sono altre 3 monete secche, sono 9. Più lui che paga per se stesso, sono 10. 10 monete a Marco. Ho vinto. Io infine faccio 4. Più 2, più una che va a Deborah sono 3, quindi faccio 7 e una 8, e quindi prendo 8 monete. Prendo 10 e sono. Tanto ho vinto io. Ok, va bene ragazzi, ora Paco ha superato, già lo sapevo quando gli ho dato i soldi che aveva vinto, perché avevo già calcolato. Tu hai fatto 26 se non erro, giusto? No, 27. Ah, ho calcolato di uno in meno. Allora ragazzi, Paco vince la partita facendo 27, quindi Paco è il vincitore! Bravo Paco! Poi Marco ha totalizzato 22 monete, io 22 monete pari e Deborah 20. Quindi ragazzi, come vedete, alla fine è stato abbastanza equilibrato e la partita è stata abbastanza veloce e bella. Una volta capito più o meno come pagano, è bello poter passare agli altri anche le carte, quindi non tenersele per se stessi.
Ora, parere a caldo. Paco, partiamo da te. Che parere dai a questo gioco? Carino per passare un po' di tempo, sì, è simpatico. Come ti è piaciuto? Sì, sì. Lo rigiocheresti? No, da subito. Quindi non, ma, non, non subito, però sì. Marco, tu invece? Sì, è... nel senso, qui c'è anche da fare un po' di conti, pescare, che è un gioco un minimo di strategia, uno strategico base. Sì, quindi per me può andare, se, cioè, nel senso... Lo rigiocheresti? Sì, sì, sì. E comunque, è che non mi interessa la gentaglia. Esci da questa stanza. Scusami, chi ti ha dato il permesso di parlare? Non gli è piaciuto, sì. Ragazzi, sono belle le frasi scritte sotto i personaggi, non so se si leggono. Sono scritte in nero, quindi sono caratteristiche, non si vedono a primo impatto. Vedi, in che senso non c'è lo champagne? Vedete il principe. Allora, ragazzi, io Deborah... Questa non è boccata d'aria fresca. Ragazzi, Deborah, tra un po' vi diciamo i nostri pro e contro. Comunque, per me, e penso anche per Deborah, promosso come gioco. Sì. Io, sinceramente, lo rigiocherei perché a me è allora, piaciuto. Allora, l'unica cosa brutta, a mio parere, è che dopo un po' ti scocci perché sono sempre quelle le carte. Vabbè, cioè, non sì, è tantissimo certo, rigiocabile. Vabbè. Ragazzi, ovviamente, sono solo 7 clan, quindi diciamo che alla fine sì, ha una rigiocabilità sempre limitata, ma questo è un problema... Che affligge molti giochi da tavolo. Sono usciti due nobili al secondo giro su quanti giri abbiamo fatto. No, la sì, cosa... nobili non escono mai. E sono solo cinque. Poi dipende dalla fortuna di come pesca. La pecca di questo gioco è che vinci subito. Nel senso che arrivi subito a 25 monete. Ok, la, però volendo come più... home rule puoi sempre aumentare quel valore. Quello te lo dice il gioco, ma tu puoi anche fare... Che arriva prima a 50, non sei costretto a seguire 25. Cioè ragazzi, il regolamento dice 25 perché questo è un filerino. Infatti ti riporta a 15 minuti. 25. Quindi a 25, scusami, giusto. 25, quindi ragazzi non è un gioco che deve durare un'ora, però se volete, se vi piace, potete anche farlo durare di più, fate che prima a 50, 70, 80 monete, non succede nulla alla fine. Ok ragazzi, detto questo, noi abbiamo terminato con i gameplay, ci vediamo tra pochissimo con i pro e i contro e il voto finale. Eccoci tornati giocatori e giocatrici e pro e contro il voto finale di Little Tavern. Partiamo come sempre dai pro. Vai Debbie, qual è il primo pro? L'ambientazione medievale. Sì ragazzi, l'ambientazione comunque è riprodotta in maniera abbastanza carina e simpatica. Anche le creature diciamo fantasy. Le creature fantasy di quell'epoca, i tavoli fatti comunque in stile medievale richiamano un po' quell'ambientazione, quindi è un, sempre un... una cosa bella che ci è piaciuta. Vai col secondo pro. Che è uno strategico base. Sì ragazzi, c'è un minimo di strategia ovviamente nel... quando piazzate i personaggi, se volete danneggiare un altro avversario, se volete tenere per voi stessi, dovete un po' pensare. Non è proprio casuale come gioco, c'è un pro di strategia e la cosa ci è piaciuta. Terzo pro. Che è divertente. Sì, alla fine ragazzi, un filerino divertente, lo giocate con molta allegria e molto piacere. Quarto pro. Gli effetti delle carte vento. Che servono ragazzi un po' a scombinare il gioco, altrimenti sarebbe poi monotono. Mettere soltanto carte sui tavoli, vostre e quelle di avversario, le carte vento. Danno un po' quel brio, quella improvvisazione che serve a questo tipo di giochi. Quinto e ultimo pro. I materiali. Ragazzi, i materiali sono buoni, i tavoli sono fatti bene, le carte sono buone. Noi vi consigliamo come sempre, ma perché siamo anche noi degli impostatori compulsivi, di proteggere le carte. E per farlo, quello lo vediamo dopo, tra poco lo vediamo. E ora passiamo però prima ai contro. Quali sono i contro? Il primo contro è la fortuna. Esatto ragazzi, perché vedete quando pescate i personaggi è randomico, quindi c'è la componente fortuna. Fanno parte di questo tipo di giochi, ma se a voi non piace un gioco che abbia la componente di, diciamo, della fortuna, Little Tavern non fa per voi. Secondo contro? Il fatto che diciamo dopo un po' si stanca perché le carte sono sempre quelle, quindi... È poco rigiocabile sì, ragazzi, poco cioè giocabile. Dovete fare una o due partite magari poi vi stoppate perché appunto poi le combinazioni iniziano a essere sempre le stesse, quindi non ha una grande rigiocabilità. Questo diciamo è un altro limite di questo titolo. Debbie, che voto le abbiamo dato? Un 6,5. Ragazzi, 6,5 per questo gioco, 6 per il gioco sia per sé, e il mezzo per l'ambientazione fantasy, per l'idea comunque di questi clan, che possono avere razze sedute al tavolo di questa taverna. Ci è piaciuta l'idea, quindi mezzo voto in più. Poi, quanto costa questo titolo? 16,99€. 17 euro, ragazzi, 16,99€ per questo titolo. È un prezzo, sì, è un po' alto, diciamo, per quello che è il gioco, però se lo trovate in offerta... Ho scontato anche del 20%, quindi sui 12 euro
prendetelo, altrimenti se vi piace molto il genere, fatevelo, fatelo regalare, esatto. Così non spendete niente. E infine passiamo alle bustine protettive. Quali bustine protettive sono? Le 63.5 per 88 e sono 56 carte. Quindi vi basta solo un pacco. Vedete, pacco, c'è il pacco di carte, quindi queste qua bastano. Ragazzi, specifichiamo che non abbiamo nessuna sponsorizzazione con la Cranio Creation. E che la promozione dura fino a domenica. Striscia la velina, noi abbiamo la bustina. Striscia la velina. Comunque, 63.5 per 88 avete risolto se volete imbustare il gioco. Detto questo, ragazzi, noi abbiamo concluso. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un like. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, non costa nulla. E commentate, fateci sapere cosa ne pensate di questo titolo. Ok, detto questo, Paco ci saluta e lo ringraziamo. Ciao ragazzi. Marco ci saluta e lo ringraziamo. Debra, vi saluta e ringraziamo. Vi saluto anch'io, vi ringrazio, ragazzi. Ma come sempre vi lasciamo al nostro motto, che dice: il gioco è libero ed è per tutti. Ciao, ciao a tutti, giocatori e giocatrici, al prossimo video. Bratele.